verranno tutti denunciati per manifestazione non autorizzata. I 30 No Global, che ieri pomeriggio si sono scontrati con le forze di polizia in occasione del comizio del leader leghista Matteo Salvini in via San Nicolò. Questo però sarà solo l'inizio, assicurano fonti della Digos, che ha in mano il caso, poiché dalla visione dei filmati dei cameraman, telecamere di sorveglianza e fotografie scattate sul posto, si appureranno le altre responsabilità dei singoli, dal lancio di un fumogeno contro un agente alle sedie e ai bastoni scaraventati addosso ai poliziotti, per non parlare di pugni, calci e sputi. Tutti episodi per i quali presumibilmente si configureranno diverse altre denunce per resistenza, violenza e lesioni nei confronti delle forze di polizia, oltre all'ineludibile oltraggio a pubblico ufficiale. Peraltro è salita a 5 la conta degli agenti feriti negli scontri, con prognosi fra i 3 e i 10 giorni. Certamente contusi anche diversi manifestanti che, come detto in apertura di servizio, non avevano dato conto della manifestazione alla questura, ma a quanto pare nessuno si è presentato in ospedale per le cure del caso. Siamo tutti antifascisti!